La richiesta è unanime al comune di Montesilvano. Quando potremo tornare nelle nostre abitazioni? I proprietari del condominio Riviera 1 hanno manifestato oggi sotto al comune con Domenico Pettinari del movimento politico Pettinari per l'Abruzzo e del consigliere comunale di Pescara Massimiliano Di Pillo. I circa 249 condomini sono stati sgomberati 3 anni fa per rischio crollo e le attività sottostanti sono state chiuse. Tornano a chiedere risposte al comune di Montesilvano e a dar loro manforte proprio Pettinari. Perché diciamola tutta, questi sono poveri cittadini che sono stati sbattuti fuori casa, sgomberati 3 anni fa, ma oltre ai cittadini residenti anche tante attività commerciali che avevano il piano terra di quell'edificio e non sanno quando potranno rientrare. Sembrerebbe che si stiano facendo dei lavori, ma loro vogliono sapere quando rientrare e soprattutto vogliono rientrare. Voi immaginate le attività commerciali che hanno dovuto lasciare anche la struttura con le attrezzature che magari stanno anche marcendo in quelle condizioni, anche un danno pazzesco. E quindi noi chiediamo con forza all'amministrazione comunale di farsi parte diligente per far avere una risposta certa. Giacomo Ventura, portavoce dei residenti del condominio, vuole ricostruire la vicenda con, dice, troppi interrogativi. Allora, brevemente, a seguito di una perizia di un ingegnere strutturista aquilano che praticamente diceva che c'era un pericolo crollo imminente, il sindaco, in data 13 maggio 2021, ha emanato un'ordinanza di sgombero. Ma il fatto particolare è che altri 4 ingegneri strutturisti sono venuti a visionare il nostro stabile e hanno dichiarato che non c'era nessun pericolo crollo, ma non l'hanno dichiarato al bar. L'hanno dichiarato in forma giurata praticamente, cioè in sede di sommarie informazioni testimoniali al comandante dei vigili urbani di Montesilvano, che andavano fatti soltanto degli interventi di manutenzione, visto che trattasi di uno stabile del 1967. Ma la cosa peggiore è, in data 6 luglio 2021, esattamente un giorno prima che noi fossimo sgomberati con la forza, lo stesso ufficio tecnico del comune di Montesilvano ha dichiarato che i calcoli fatti dall'ingegnere strutturista aquilano erano sbagliati, pertanto non vi era pericolo crollo. In data 7 luglio siamo sgomberati con la forza perché c'è pericolo crollo. A seguire, in data 8 luglio, praticamente è stata attivata la zona pedonale di passeggio, quella classica che c'è ogni estate, e con tutta una mostra dei fiori proprio sotto il palazzo Pericolanti. Quindi la questione è: c'era il pericolo crollo e si è giocato in questi anni alla roulette russa con tutti i vacanzieri e con tutti i vicini del nostro stabile, oppure non c'era il pericolo crollo e noi siamo stati buttati fuori arbitrariamente? Interviene la consigliera comunale di Montesilvano, Francesca Giuliani, della lista civica d'Adazio Sindaco. Un condominio che in questi ultimi anni ha subito ingenti lavori pari a 18 milioni di euro e nonostante ciò i residenti si trovano ancora fuori dalle proprie case, in difficoltà, stanno pagando contemporaneamente mutui e affitti e hanno necessità di rientrare nelle proprie abitazioni.